quest'anno. In ogni caso, l'Ajax batte il primo pallone, mentre la Roma dall'altra parte ottimo esordio in questo Venice Champions Trophy. L'anno scorso c'era la Lazio che invece così bene non aveva fatto, quindi una Roma che è riuscita anche a migliorare quello che è stato lo score della Lazio della scorsa stagione, una Roma che ha fatto vedere talenti importanti a cominciare da Guglielmelli naturalmente, ma anche Almaviva che ha ricevuto la fascia di capitano da parte di Totti nel giorno del suo addio, e giocatori come Jacopo Mirra che mi sentirei di citare, difensore centrale davvero molto molto forte. Attenzione adesso a Guglielmelli, proprio il pallone dall'altra parte per Almaviva che va col sinistro e il pallone fuori ma di poco. Prima occasione per la Roma con Mattia Almaviva. E allora, insomma, dopo aver preso la fascia di capitano di Francesco Totti, Almaviva ha provato a fare un gol subito, dopo aver già comunque segnato in questo torneo. Ecco Mirra, di cui abbiamo parlato davvero molto molto bene, come anche di Guglielmelli che ora prende palla. Prova ad andare in solitaria, supera anche Van der Graaf, torna su di lui il numero 16, che si tratta di Sky Vink. Di lui una storia particolare perché oltre ad essere figlio di Vink ovviamente, ma quindi figlio d'arte, ma al di là di questo l'anno scorso lui giocava per la Curver Selection, una selezione di tanti bambini che hanno partecipato a questo Venice Champions Trophy, una selezione con bambini che arrivavano mi pare da 10-12 paesi differenti addirittura, ed era una selezione di bambini che appunto hanno partecipato in una squadra unica, la Curver Selection, a questo torneo. Poi è ovvio anche che bambini che si trovano per la prima volta facciano fatica a giocare insieme, tant'è che infatti la Curver Selection non fece un buon torneo, però da lì si intuì anche le capacità individuali di questi bambini, tra cui appunto Vink che l'Ajax decise di prendere. Vink fu uno dei migliori peraltro della Curver Selection nella scorsa stagione, allora l'Ajax decise di appropriarsene, quindi di prenderlo nel proprio settore giovanile. E allora Vink, eccolo qui, che quest'anno gioca con l'Ajax, adesso prova la conclusione, non ci sono altre deviazioni. Intanto il tentativo da parte ancora della Roma. Figlio di marziano Carlos Alberto Vink, che ha giocato nell'Ajax, nel Genoa, nel PSV Eindhoven, ad Odenag. Insomma, quindi tante le squadre di Marziano Vink, e lo ricordiamo naturalmente soprattutto al Genoa. E il figlio ora inizia la sua trafila delle giovanili dell'Ajax. Ora Guglielmelli, ancora 0-0 dopo 4 minuti tra Roma e Ajax. Ancora Guglielmelli, prova ad andare in solitaria, viene fermato. E allora Konadu che lotta per il possesso di questo pallone, ma Mirra fa meglio di lui. Ancora Mirra. Guglielmelli. Pallone in profondità. Ancora Guglielmelli però, un'altra chance. C'è Mantovani largo a destra, preferisce andare a sinistra dove c'è il tentativo. Poi Mantovani. Eccolo il gol della Roma. Mantovani al quinto minuto. Edoardo Mantovani trova il suo primo gol in questo torneo e trova il vantaggio la Roma, 1-0. Qui bravo Guglielmelli a aprire sulla sinistra, il tiro smorzato poi diventa un assist per Mantovani. E
allora attenzione perché adesso c'è un calcio di punizione in favore dell'Ajax, va Vink, palla dentro un po' troppo corta, ancora Vink prova a mettere giù, vince un rimpallo con Adu, arriva Van der Graaf in chiusura, i due capitani a confronto, Mantovani e Van der Graaf. Almaviva che rincorre questo pallone, alla fine lo mette Setford lontano. Qui la grande azione da parte di Guglielmelli che fa passare il pallone, poi ci prova ad arrivare Van de Pavert, viene fermato, sarà rimessa laterale per l'Ajax che adesso immediatamente reagisce nel tentativo di trovare il pareggio. Attenzione perché qui De Franceschi sta per combinare la grossa, alla fine in due tempi riesce a tornare sul pallone. Almaviva, buono il controllo, però si fa anticipare con un fallo secondo l'arbitro da Nazzi. Recuperato il pallone in mezzo al campo da Vink, poi Möster c'è avanti con Adu che attende palla, la riceve, la chiusura su di lui del solito Jacopo Mirra, davvero un buon giocatore questo Jacopo Mirra. Adesso il pallone è buono per Van de Graaf che si gira, anzi Möster, palla dentro, Mirra mette fuori, Almaviva controlla, difende, ancora Almaviva, si prende anche il fallo di Van de Graaf, poi attenzione con Adu, pallone sulla destra, c'è Möster che va col mancino, la gran parata di De Franceschi e sarà calcio d'angolo per l'Ajax. Il pallone dentro, ancora una chance per l'Ajax dopo la respinta di De Franceschi, anzi no, addirittura il pallone era già uscito, quindi si tratta di rimessa dal fondo e allora si ricomincia da Campagnano con la Roma avanti 1-0 quando siamo all'ottavo minuto di gioco. Attenzione Mantovani, prova addirittura a calciare in porta Mantovani, che traiettoria assurda, prende il pallone, superato Setford, non Nardozzi che non può arrivare però per il tap-in. Non era, era tutt'altro che semplice poter arrivare su questo pallone. Qui Mantovani ha provato l'Eurogol, davvero strepitoso il tentativo da parte di Mantovani. Van de Graaf prova lui a portare su i suoi, Almaviva però gli porta via palla senza fallo. Attenzione Almaviva, buono il suo break. Dietro per Campagnano, inseguito da Conadu, Mirra subito pressato. Allora riesce in qualche modo la Roma, prima del passaggio in profondità da parte di Vink per Möster con De Franceschi che aveva capito tutto. Allora Mantovani può ricominciare per i giallorossi. Pallone verso Nardozzi, ha capito tutto però in questo caso Nazzi. Guglielmelli lo ferma per un attimo Vink, poi Van de Pavert e allora Möster riesce a prolungare, va a prendersi questo pallone, viene fermato con l'ultimo tocco che è del giocatore olandese, dice l'arbitro. Ancora un tentativo con Van de Graaf che questa volta non casca nella finta di Almaviva, ancora fermato Möster. Tentativo di Conadu che non controlla, allora Guglielmelli subisce la carica del numero 9. E allora Mirra che ricomincia con Campagnano. Ancora Mirra.
pallone nuovamente per il numero 6 della Roma. Pensa anche al tiro in porta, Setford con sicurezza va a bloccare. Ancora Van de Graaf dentro per Konadu, non una gran giornata, attenzione Vink, da lì potrebbe anche calciare, allarga invece per Van de Pavert, nessuno segue l'azione, questa è una sorta di tiro cross di Van de Pavert che finisce sul fondo. Mantovani, non un pallone semplice per Campagnano che addirittura di ginocchio va da Vink, ancora Campagnano al volo. Donadio che vuole giocare palla a terra, questo che chiede ai suoi, eccolo inquadrato puntualmente dalla nostra regia. Möster, Konadu di petto, poi prolunga dove Mirra va di testa e Mantovani prova a metter giù, non semplice il controllo qui da parte del numero 15, l'autore del gol che sta decidendo il match. Möster vede Vink, poi Guglielmelli che con Vink ha il suo bel da fare, perché sono entrambi fisicamente simili oltre ad avere lo stesso numero di maglia, ma questo è un altro discorso. Van de Pavert allora per l'Ajax che adesso prova a stringere un po' i tempi con Adu, l'ultimo tocco è di Mirra e allora sarà calcio d'angolo in favore degli olandesi con tentativo della bandierina verso Konadu che va giù, poi Vink lotta, alla fine si inserisce Möster ma il pallone lo allontana la Roma. Arriva Nazzi, una sorta di sombrero su Guglielmelli che poi però ferma tutto, Almaviva si fa recuperare da Vink con un gran numero, Vink riesce ad aprire il pallone sulla destra, Van de Pavert questa volta calcia, De Franceschi è sicuro. Nazzi in due tempi, alla fine Guglielmelli prova a mettere un po' di ordine, Mantovani subito in avanti per Almaviva che prova di tacco e poi il tentativo di Nardozzi. Ancora il pallone respinto da Mantovani, sarà rimessa laterale. Möster, una rimessa così così, va a servire di fatto Mantovani, poi commette fallo in gioco pericoloso, qui il numero 8 Ewout Mathys Möster. Ma ancora Mirra. Di nuovo Campagnano rischiando qualcosa sull'attacco di Konadu. Campagnano adesso a campo per salire. Prova il pallone dentro che sfila sul fondo ma vicinissimo al 2-0 la Roma. Qui si tuffa Setford. Ma il pallone di Campagnano era decisamente insidioso. Non la tocca nessuno. Guardate qua. Neanche Nazzi e sfila sul fondo ma vicinissimo al palo destro di Setford che ora è pronto per il rinvio. Ecco qui Van de Graaf nuovamente per Setford, tanto da permettergli di andare al rinvio scavalcando la metà campo. Sapete che la regola dice che dal fallo di fondo non è possibile scavalcare la metà campo per il portiere, allora l'Ajax per tutto questo torneo ha sopperito questa regola passando il pallone corto al tentativo poi così del portiere di poter superare, mentre qui abbiamo visto il tentativo di Möster dopo l'1-2 con Konadu. Pallone verso Setford. Il pallone adesso
per Konadu che prova a gestirne il possesso, poi Guglielmelli, alla fine Vink, l'ultimo a toccare è un giocatore dell'Ajax. Ancora Vink, sta giocando una buona partita, poi Konadu, all'indietro il pallone per De Franceschi, si riparte da Campagnano. Buono il controllo di Mantovani, Van de Graaf su di lui, attenzione Konadu, può andare Konadu, Konadu, il pallone deviato e finisce sul fondo. Brava qui la Roma, sfortunato un po' l'Ajax, calcio d'angolo, la Roma che tiene il vantaggio, bravo qui Van de Graaf, lo vediamo nel replay. E poi Konadu con la deviazione del solito Mirra. Almaviva messo giù da Van de Graaf, e allora Mantovani con calma all'indietro per Campagnano, dall'altra parte c'è Jacopo Mirra, uno dei migliori difensori di questo torneo. Campagnano largo il pallone per Mantovani, anticipato però da Möster, qui Mantovani poteva fare meglio, attenzione alla velocità di Konadu, ma lì c'è Jacopo Mirra, poi Guglielmelli in qualche modo, Mantovani cerca di servirlo nuovamente, c'è una deviazione da parte di un giocatore olandese, allora si tratta di rimessa laterale per la Roma. Ancora il buon recupero di Van de Graaf, che poi non riesce a far andare in velocità Konadu, qui ancora però un grande intervento del capitano dell'Ajax. Ora sì, il tocco per Konadu è buono, la sterzata di Konadu, cerca un compagno a cui passare il pallone, arriva Vink che strozza la sua conclusione, poteva essere una buona azione qui col sinistro, Vink sbaglia. E allora Möster ancora verso Konadu che riceve, prova ad andare via Campagnano, ancora Konadu, da lì potrebbe calciare Konadu, è un gol davvero molto bello, l'1-1 di Konadu. Don Angelo Christoffel Annum Konadu, questo è il nome completo, davvero molto bravo, qui guardate come tiene la posizione, aprendo il braccio su Campagnano, poi va via anche a Mirra, calcia così, nulla da fare per De Franceschi, davvero molto bravo, ed è 1-1. E allora Möster viene, regala un calcio d'angolo alla Roma, adesso si posiziona sul palo dove la Roma andrà a battere il calcio d'angolo, dietro per Campagnano che a Van de Graaf non va via, e allora pallone in profondità per Konadu, Mirra, meglio di lui come al solito, non si lascia ingannare dalla finta di Konadu, però Van de Graaf sempre fondamentale per i suoi. Almaviva dietro per Campagnano che mette giù, prova a cambiare gioco dall'altra parte dove rincorre il numero 4 Guidi, adesso il portiere Setford, mentre mancano ormai circa 40 secondi alla fine del primo tempo, 1-1 il risultato, al quinto Mantovani, al 18° Konadu, attenzione ancora Konadu, allora seguito da Mirra, qui si allunga un po' il pallone, alla fine Almaviva glielo porta via, poi cerca in profondità il movimento di Nardozzi che viene raddoppiato e fermato da Van de Graaf, ancora in qualche modo verso Konadu che con il fisico recupera il pallone, poi cerca dall'altra parte il movimento di Van de Pavert che è chiuso da Guidi ma torna sul pallone. Vink fermato da Guglielmelli, ancora Van de Pavert,
nuovamente Vink che fa proseguire Möster con la suola, lo ferma però Guglielmelli, e adesso Möster cerca di andarlo a prendere in qualche modo, ma c'è il fischio dell'arbitro. Adesso Campagnano, da lì potrebbe anche pensare di calciare, lo fa Campagnano, troppo pigro il suo tentativo, e allora attenzione Conadu, arriva il duplice fischio proprio nel momento in cui Conadu sarebbe potuto andare verso la porta. 1-1 finisce il primo tempo, tra poco. Abbiamo ricominciato intanto il secondo tempo con l'1-1 dei primi 20 minuti. Adesso altri 20 per decidere chi si giocherà da finale quinto sesto posto o quella settimo ottavo. È entrato nel frattempo anche O'Neill in campo, mentre Strock va a prendersi questo pallone, cerca di darlo in profondità a Van de Pavert, alla fine esce bene la Roma con il pallone gestito senza problemi dal numero 3 Joe Tristan de Reuter. Ancora Roma con il solito Guglielmelli, attenzione sulla sinistra, Reale potrebbe calciare, tutto mancino, va Reale, un gol bellissimo, quello di Filippo Reale. Dopo 45 secondi nel secondo tempo, Reale col sinistro fa un gol bellissimo, avanti la Roma. Abbiamo parlato più e più volte del mancino di questo ragazzo, numero 8 della Roma, guardate qui cosa calcia. Perfetta la postura del corpo, perfetta la postura la posizione del piede destro accanto al pallone, e quindi di conseguenza perfetto anche il tiro di sinistro in diagonale. Nulla da fare per il portiere neo entrato dell'Ajax, cioè il numero 1 Schreuder. Adesso il controllo da parte di Cesari, che prova ad andare via a Ugwu, ancora Cesari, questa volta è molto bravo. Attenzione a Strock, prova ad andare via lui. Sarà calcio di punizione in favore dell'Ajax. Con Strock. Va Strock col sinistro, si lancia De Franceschi, ma il pallone è comunque fuori. Ancora Roma che prova a farsi vedere sulla destra, il pallone centrale per il solito Guglielmelli, poi Paolocci. Si fa vedere Reale, Paolocci va in porta, pallone alto. Ancora un pallone per Ugwu. Dentro per O'Neill. Sponda per Angie, no anzi De Reuter, chiedo scusa. Ancora Ugwu, seguito da Guglielmelli. Ugwu alza questo pallone, recuperato poi ancora dallo stesso Ugwu. Attenzione al filtrante involontario di Verkeil, che trova però la parata di Franceschi. Attenzione O'Neill, O'Neill cerca di andare via e non ci riesce a Feola. Ricomincia la Roma allora, fermata poi da ritorno di De Reuter. Sta per entrare anche Lieu, Angie. Guglielmelli perde palla, poi la riconquista, è più veloce di Vintas. Attenzione Guglielmelli dentro per Filippo Reale. Il suo tentativo col sinistro, stoppato due volte, alla fine si ritrova il pallone tra le braccia Schreuder.
ancora Ugovu. Pallone avanti per O'Neill che controlla bene, poi sbaglia però la sponda per Strock. Ancora Reale per Cesari. Viene stoppato molto bene qui da Ugvu dietro per Schroeder. Poi Winters. De Reuter con un pallone difficile. Alla fine finisce giù Winters però, e l'arbitro che era lì ha visto un fallo. Si tratta di calcio di punizione per l'Ajax, che è sotto di un gol, 2-1 per la Roma. Il gol di Filippo Reale, davvero molto bello. Ugvu, il capitano di questo Ajax, dall'indietro per Schroeder, ancora Ugvu. Tiene palla, finta su Cesari, poi cede a De Reuter. Ma attenzione a Guglielmelli che ruba palla e tempo a tutti. Guglielmelli va verso la porta, poi cerca dentro Cesari. Schroeder in vantaggio. Strock a campo da quella parte, può ricominciare. Attenzione a Strock, rientra. Il pallone largo, buona la diagonale difensiva da parte di Ceccarelli. Guglielmelli in qualche modo. Buona la giocata da parte di Ceccarelli. Parte il numero 10. Poi Cesari, alla fine Reale. Doppio passo, prova ad andar via. Strock ha capito tutto, lo ferma. Però ancora Guglielmelli, Ceccarelli, Guglielmelli. Attenzione perché qui ha capito tutto, soprattutto Van de Pavert. Palla dentro per O'Neill, O'Neill davanti al portiere, O'Neill fermato da De Franceschi in uscita. Si dispera il piccolo Dodelaia O'Neill. E allora Strock dalla bandierina. Il pallone sul secondo palo, prova ad andarci Ugvu che forse viene anche colpito involontariamente al volto. Alla fine Verkeul perde palla, ricomincia la Roma. Reale in profondità per Cesari. Non la tocca nessuno. Ugvu in profondità, O'Neill anticipato. Ancora il tentativo verso Strock, la sterzata in area di rigore. Strock viene poi raddoppiato e fermato. Ancora Ceccarelli, va via per un attimo a De Reuter che poi lo ferma in spaccato. Adesso è Paolocci che sale. Prova il filtrante verso Reale, lo ferma Ugvu. Sarà calcio d'angolo per la Roma. Pallone per Guglielmelli, un dribbling ancora Guglielmelli, la palla dentro è preda di Schroeder che vuole ricominciare subito da O'Neill, ma il suo rilancio col braccio è un po' lento. Qui poi è Feola che interviene. Su di lui in tackle si avventa Verkeul. La rimessa per la Roma. Guglielmelli fermato in maniera pulita da Strock. Può partire Strock inseguito però da Guglielmelli. Questo è un brutto fallo di Strock su Paolocci. Attenzione adesso al tentativo di Ceccarelli, fermato da Verkeul. Pronti a entrare Lieu Angi e Van de Pavert. Attenzione Guglielmelli, Cesari non riesce a calciare, poi fuori gioco. Ma l'arbitro dice che non era fuori gioco e allora è calcio d'angolo.
Palla dentro di Feola con il colpo di testa di Ogwu. Ancora Guglielmelli per Reale. Winters non aggancia, Guglielmelli potrebbe calciare, va col destro Guglielmelli, viene respinto, poi Ogwu lotta con Reale, fallo di Ogwu su Reale, su Filippo Reale che per ora sta decidendo questo match. Calcio di punizione per la Roma. Va Ceccarelli. È un gol bellissimo quello di Ceccarelli. 3-1 all'undicesimo del secondo tempo. Tutto da rivedere. Ecco qui. Qui immobile Schroeder. E Ceccarelli che segna il gol del 3-1, adesso Roma che prende il largo in questo finale, mancano 9 minuti per l'Ajax per provare a pareggiare. Ogwu, vi ricordo che ancora nessuna partita è finita in pari, è finita ai rigori. E allora Feola, palla dentro. Feola ancora. Poi recupera palla in qualche modo l'Ajax, se ne va sulla sinistra, palla dentro con il tentativo di tacco da parte di Strock. Reale fa un dribbling in area di veramente un livello coefficiente di difficoltà altissimo, ma riesce a evitare che il pallone giunga a O'Neill. Ricomincia l'Ajax adesso, proprio O'Neill sulla destra. Ancora O'Neill, area di rigore, O'Neill! Angie butta dentro, altra chance adesso. Controllo così così. O'Neill che però non può giocare il pallone perché c'è il fallo di De Reuter su Feola. Attenzione ancora De Reuter, prova a rientrare ma perde il pallone, attaccato anche da Guglielmelli. Adesso il pallone di Winters, in qualche modo Feola. Ancora un pallone per Guglielmelli che prova ad andare da solo, viene fermato con un fallo secondo l'arbitro. Entra di nuovo Konadu al posto di Strock, mi pare. No, al posto di De Reuter. Ora è Angie che ferma Reale. Prova ad andare proprio da Konadu. Fermato anche lui, attenzione alla velocità di Cesari. Fermato da Ogwu. Ancora Feola. Pallone verso Reale, attaccato da O'Neill. Mancano 6 minuti ancora, anzi qualcosa meno. Entra Möster, esce il numero 7, Verkeil.
Allora, dentro Nardozzi al posto di Cesari, mentre il pallone per Angie, che cerca avanti un compagno, Ugwu ha un'altra chance. Il pallone buono ancora per Ugwu, che cerca con Adu, calcia dalla distanza e la buona risposta ancora da parte di De Franceschi. O'Neill dalla bandierina, pallone un po' arretrato, prova a inseguirlo Möster. Tocco per Winters che sbaglia tutto, attenzione Nardozzi, va da solo Nardozzi, alla fine Winters torna su di lui. Il rinvio da parte di Schroeder. Ancora il tentativo da parte di O'Neill, fermato da ottimo controllo da parte di Guglielmelli, poi però Nardozzi non benissimo. Allora attenzione Ugwu, largo a sinistra, prova ad andare Möster, centralmente si fa vedere Winters, tutto di prima l'Ajax con il pallone poi deviato però da Reale. Allora O'Neill, ancora lui, cerca il sinistro, pallone dentro, attenzione con Adu, vuole girarsi, non ci riesce, allora palla dietro per Ugwu, molto avvolgente la manovra dell'Ajax, Möster stava per perdere palla sull'attacco di Feola, poi in qualche modo ancora con Adu che calcia, pallone alto, non di molto. Ancora 3 minuti da giocare, 3 minuti di speranze per l'Ajax, che a questo punto dovesse finire così andrebbe a giocare la finale, 7º-8º posto contro il Corinthians, che sta perdendo 2-1 in questo momento contro il Chelsea. E allora attenzione al calcio di punizione per l'Ajax con una deviazione. Sarà ancora corner per gli olandesi, che adesso stanno tenendo di la Roma, ma la Roma si difende bene, non concede molto. Un ottimo De Franceschi, ha salvato il risultato in più occasioni. E allora Roma avanti 3-1, resiste in questo assedio finale da parte dell'Ajax. Tiene il risultato, palla dentro di O'Neill, colpo di testa del solito Guglielmelli, poi Ceccarelli, l'autore della bellissima punizione, si conquista un buon fallo, fa respirare un po' la sua difesa. E allora Paolocci, Mirra, ancora Paolocci, si allarga Ceccarelli, buono il movimento del numero 10, va a ricevere il pallone, poi però il tocco all'indietro non è perfetto, perfetto invece il colpo di tacco da parte di Guglielmelli, ancora Guglielmelli fermato da Winters questa volta, può ricominciare Strock con il pallone in profondità verso O'Neill, che però viene anticipato da Paolocci. Ancora una volta Ceccarelli d'esterno per Nardozzi, che però non vede il pallone. Schroeder con Adu, prova a spizzare. C'è un fischio, parte dell'arbitro, c'è anche un cambio, entrerà Van de Pavert. Number 17, Van de Pavert.
attenzione, pallone direttamente in porta che finisce però alto sopra la traversa, ancora 10 secondi più eventuale recupero. E poi la Roma si giocherà invece la finale, quinto sesto posto con il Chelsea. Chelsea che continua a vincere 2-1 in questo momento. Angie, pallone per Ogvu, poi con Adu, Winters, ancora il tentativo da parte di Möster che può calciare, spedisce alto sopra la traversa, finisce qui. Allora la Roma vince 3-1 e si giocherà la finale, quinto sesto posto con il Chelsea. Partita che però di là ancora non è finita e quindi Roma batte Ajax 3-1. Tra poco.